Ciao, mi chiamo Salvatore Gallo e vivo orgogliosamente qui in Puglia nell'antica a scuola Sappiano. Dopo la maturità classica, ho conseguito una laurea in legge con indirizzo criminologico e sociologico, ma posseggo importanti esperienze professionali in tema di politiche giovanili e cittadinanza sociale. Sono però qui in veste di appassionato di scrittura. Oltre alla saggistica, adoro infatti dilettarmi nella stesura di racconti e di poesie. Ho così scelto di partecipare all'edizione 2020 del Premio Letterario Nazionale Il Borgo Italiano nella sezione Poesia Inedita, rappresentando la mia città, Ascoli Satriano. L'opera, intitolata Dove eravamo rimasti, è una poesia in terzine ambientata nei ricordi fanciulleschi di un giovane, probabilmente come il qui ritrovato Apollo, nato e cresciuto, in alternativa all'Olimpo quindi, nel cuore del centro storico di un antico borgo di provincia. Attraverso gli occhi del bambino è possibile scorgere i luoghi della sua infanzia, attribuendo ai ricordi, ambra di tono, puerizia di affiora, una sensazione che di per sé, oltre l'idea nostalgica del tempo passato, esprime tutta la calura dei torbidi pomeriggi d'estate passati a rincorrersi per i vicoli. Sino a ricostruire, in maniera più o meno dettagliata, l'essenza stessa del borgo in quelli che sono i giorni più rappresentativi dell'anno, ovvero quelli delle ferie agostane, durante i quali i piccoli comuni si ripopolano stringendosi intorno a rituali ben definiti. Si ripercorrono così oltre i luoghi elementi immateriali, usanze e relazioni personali ed identitarie, simbolo di una comunità, testimonianza e memoria di un tempo lontano. Conclude, uscendo dallo schema in terzine che caratterizza l'intero componimento, l'echeggio del giovane abitante del borgo, oramai divenuto adulto, di fronte alla mutata realtà che ha visto nel frattempo susseguirsi forme di degrado urbano, di emigrazione, quindi spopolamento, e di perdita di identità. Ciò nonostante, guardando fiducioso alla attuale tendenza alla rigenerazione e riqualificazione dei luoghi simbolici, chiude speranzosa la frase che dà in parte titolo all'intera poesia. Ed eccoci qua, dove eravamo rimasti, a segnare l'inizio di una fase nuova che riparte, così come da principio, dagli stessi luoghi del cuore. Ascoli Satriano è un comune pugliese di circa 6.000 abitanti a sud-ovest della città di Foggia. Il centro abitato, circondato dal vasto orizzonte che spazia dai monti della Lucania e dell'Irpinia, al Gargano e al Golfo di Manfredonia, sovrastando il Tavoliere, sorge, in bellissima posizione su tre colline, con ai piedi il torrente Carapelle. Di origini antiche, la presenza di numerosi villaggi neolitici attesta che sin dalla preistoria il territorio di Ascoli fu abitato da popolazioni di lingue e culture diverse, fondendosi tra XI ed VIII secolo a.C. in una civiltà unitaria. I successivi contatti con i coloni greci ne modificarono poi idee, arte e cultura. Lo stesso nome, di derivazione osca, è difatti attestato per la prima volta proprio su monete a caratteri greci, che, assieme all'originale produzione stilistica di ceramiche, testimonia la presenza di una zecca locale e il tenore sociale del tempo. Oltre ai prodotti ceramici e le valute, molte sono infatti le presenze archeologiche che hanno portato alla realizzazione del più importante parco della civiltà dauna, alla musealizzazione di svariati siti entro e fuori il centro abitato e alla istituzione del polo museale cittadino, dove è esposto, in mostra permanente, lo straordinario complesso di marmi policromi del IV secolo a.C. con la celebre scultura dei grifoni che azzannano una cerva, accompagnati dalla romanzesca narrazione delle vicende che hanno interessato lo Stato italiano nella restituzione, dopo essere stati trafugati dal territorio durante gli anni 70 per essere acquistati dal prestigioso Paul Getty Museum di Malibu. In riferimento ai possedimenti che la ricca e potente gens Satria vantava in età imperiale su Ascoli, fu poi aggiunto, ufficialmente dal 1860, l'appellativo di Satriano,
Amministrandosi con relativa indipendenza, assorbita la lingua latina, Ausculum fu dunque importante centro anche in epoca romana. Si ricorda, nel 279 a.C., l'epica battaglia che oppose Pirro ai Romani, facendo entrare la città nella storia e la così chiamata vittoria di Pirro nel linguaggio comune. La definitiva vincita dei Romani estese così il dominio di Roma anche su Ascoli, divenuta, ottenuta la cittadinanza dei suoi abitanti, municipium. Si conservano epigrafi e sculture in pietra, reimpiegate per adornare la città, pregevoli statue di marmo, custodite nel polo museale, e resti di fabbricati, che spaziano dai monumenti funerari alle fontane, agli archi e al raro esempio di ponte giunto fruibile ai nostri giorni. A testimoniare poi la vitalità economica delle campagne pugliesi, la lussuosa Villa di Faragola, residenza aristocratica rurale di età tardo-antica, con i suoi pregevoli elementi architettonici e decorativi. Nel frattempo, già dal secondo secolo d.C., si era affermato e diffuso il cristianesimo, e con esso il culto di San Potito, giovane martire, venerato dalla comunità locale come santo patrono, in onore del quale si rivive, ogni anno in gennaio, per poi replicare nella seconda metà d'agosto, il leggendario rinvenimento del corpo, il luogo del martirio del quale un mulattiere, in viaggio verso Ascoli, soppresso e scuoiato l'asino impaludato, udì poco distante la bestia muoversi verso di lui. Momento, religioso e civile, estremamente partecipato, al pari della solenne processione che in maggio accompagna l'icona bizantina della Madonna della Misericordia, protettrice di Ascoli. L'immenso patrimonio culturale e ambientale, che nel 2003, con decreto del Presidente della Repubblica, ha motivato il riconoscimento del titolo di città, si sviluppa poi risalendo, attraversando case contadine, portali, archi e palazzi signorili, i vicoli che aprono al piazzale antistante l'antico maniero di epoca normanna, cuore del centro storico di Ascoli Satriano e residenza medievale di principi e duchi. Non ultimi gli edifici religiosi disseminati per la città. Fra tutti, adiacente alla centralissima piazza cittadina, la cattedrale tardoromanica del XIII secolo. Da ammirare, proseguendo la via che dalla caratteristica porta di Sant'Antonio, costeggiando l'ex ospedale civile con le collezioni cinquecentine del patrimonio librario locale, gradualmente la scopre sino a mostrarsi nella sua interezza. Resta da segnalare, negli immediati dintorni del centro abitato, la presenza di fitte aree boschive e, più in là per le campagne del vasto territorio, di antiche masserie dal valore artistico e storico legato alla pratica della transumanza. Chiude, lasciando i visitatori appagati oltre lo spirito, la semplicità e la genuinità della cucina tipica locale, la più alta e poetica pubblicità della quale risale al poeta latino Orazio, che, della sua sosta ascolana, ne ricorda il pane, fatto dell'ottimo grano locale, come anche i taralli, la pasta casereccia e le focacce, che assieme alla ricca varietà di minestre e dolci completano questa sommaria descrizione, rendendo necessaria una visita della città. Come augurio, ho scelto la variante ascolana di un detto, popolare in diverse aree territoriali, specie fra i monti della Daunia e l'Irpinia, oltre che di buon auspicio, premiando gli audaci, bene rappresentativo di chi, come nel caso di questa intervista, ha scelto di condividere personalmente la propria esperienza mettendoci la faccia. Il detto, declinato al femminile ma di valenza simbolica generica, recita: chi te ne faccia se marito e chi no rumore zitto. Letteralmente, chi tiene faccia, ovvero chi ha la sfrontatezza di dichiararsi si marita, congiungendosi in matrimonio, e chi invece no resta zitella. Prima di salutare, vorrei ringraziare, lodandone la disponibilità e la cortesia, Potito Priore, fotografo ascolano, autore delle immagini che hanno accompagnato questo racconto. Un saluto da Ascoli Satriano ed un invito sincero ed accogliente a visitarne le bellezze.